È stato reso noto il programma delle prime tre giornate di campionato, che vedrà per la prima volta il Napoli invisibile su Sky e Mediaset Premium. I tifosi azzurri, però, possono stare tranquilli, perché sarà soltanto Mediaset fuori dai giochi, mentre Sky, grazie ad un accordo last minute con DAZN, riuscirà in ogni caso ad assicurare la visione, con la sottoscrizione di un nuovo abbonamento slegato da quello tradizionale per il calcio. In sostanza anche le partite DAZN potranno essere visibili sulla piattaforma Sky aggiungendo un supplemento all'abbonamento che ad oggi permette la visione di tutte le partite di Serie A, eccezione fatta per le partite delle 20:30 del sabato e della domenica. Il programma della prima giornata. Anticipi e posticipi. E come vederli gli anticipi di sabato 18 agosto? Chievo-Verona-Juventus 2 punti, ore 18, SKY. Lazio-Napoli ore 20:30, DAZN. Le partite di domenica 19 agosto 2018. Torino-Roma. Ore 18, SKY. Bologna-Spal. Ore 20:30, SKY. Empoli-Cagliari. Ore 20:30, SKY. Milan-Genoa. Ore 20:30, SKY. Parma-Udinese. Ore 20:30, DAZN. Sampdoria-Fiorentina. Ore 20:30, SKY. Sassuolo-Inter. Ore 20:30, DAZN. Il posticipo di lunedì 20 agosto, Atalanta-Frosinone. Ore 20:30, SKY. Il programma della seconda di Serie A. Calendario orari date gli anticipi di sabato 25 agosto, Juventus-Lazio, ore 18:30, SKY. Napoli-Milan. Ore 20:30, DAZN. Le partite di domenica 26 agosto, Spal Parma. Ore 18, asterisco, DAZN. Qualora l'Atalanta non dovesse qualificarsi al terzo turno di Europa League, giorni e orari di Spal Parma e Roma-Atalanta saranno invertiti. Cagliari-Sassuolo. Ore 20:30, SKY. Fiorentina-Chievo. Ore 20:30, SKY. Frosinone-Bologna. Ore 20:30, DAZN. Genoa-Empoli. 2 punti. Ore 20:30, SKY. Inter-Torino. 2 punti. Ore 20:30, SKY. Udinese-Sampdoria. 2 punti. Ore 20:30, SKY. Il posticipo di lunedì 27 agosto, Roma-Atalanta. Ore 20:30, asterisco, DAZN. Qualora l'Atalanta non dovesse qualificarsi al terzo turno di Europa League, giorni e orari di Spal Parma e Roma-Atalanta saranno invertiti.